Salve cari amiche ed amici, molti di voi sono giovani, molto più giovani di me. Magari avete 10, 15, 25 anni, quindi siete nati nel 99 o magari nel 94 o nel 90. Oggi guardando il telegiornale e l'ho commentato in Sprecher, ho ascoltato degli ultimi casi di incidenti, dicono, ma di omicidio e di violenza nel calcio, che sembra quasi in Italia di vivere in Ucraina, guerra civile negli stadi. Dicono che faranno qualcosa finalmente per combattere la violenza nel calcio e come al solito salta lo slogan, come se fosse un mantra, no alla violenza nel calcio. O fuori la violenza dal calcio. In realtà già dagli anni 70, quindi un po' di anni fa, che succedevano le stesse cose o cose peggiori, e sempre una e un'altra volta la nostra vecchia rinnovata classe politica, perché sono gli eredi questi della prima repubblica e della seconda, a parlare che la violenza deve uscire fuori dal calcio. E basta alla violenza nel calcio. Gli stessi slogan sputati, spiccicati, uguali. Ma non ci saranno anche delle responsabilità da parte della classe politica, dirigenziale, le forze dell'ordine? Perché non è possibile che tutto si ripeta uguale. Dunque, 70, 80, 90, 2000, 2010. Sono 44 anni, forse 50 anni, che fra i mali della nostra Repubblica italiana si ripete anche 50-60 anni questa violenza nel calcio, che è andata in aumento, ma sempre si diceva, adesso basta, si è arrivati a livelli esponenziali mostruosi. Quando metteranno un freno a tutto questo? Quando diranno finalmente no alla violenza nel calcio, soprattutto frenando i violenti? Ecco, io voglio che voi ci riflettiate e che cerchiate in internet la violenza nel calcio degli anni passati. Beh, bisogna cercare anche come con la criminalità organizzata e il terrorismo possibili connivenze. E a questo io invito il nostro caro Marco Travaglio a indagare e a scrivere qualcosa e soprattutto a dirlo nei video che io vedo in YouTube. E poi, se vuole un cronista dall'estero, un corresponsale, un giornalista, ecco il suo Satin Chan, che già si è offerto come capitano della nave senza capitani, che si offre anche come collaboratore del Fatto Quotidiano. Come al solito chiudo il mio videoblog. Grazie per seguirmi nel mio canale di YouTube. Spero di poter fare migliori video. Ma come vi ho già detto, violenza nel calcio. Ieri, oggi e ci sarà domani. Se i nostri politici devono risolverla, fanno prima i tifosi ammazzarsi tutti. Forse così finirà la violenza nel calcio. Ma quando si decideranno a combatterla? Invece di fare promozioni politiche ed elettorali sulla violenza nel calcio come su altre cose, perché sanno chi sono i leader della violenza e quali sono gli interessi coinvolti in questo, i responsabili e i corresponsabili. Però nessuno fa niente. Le persone dovrebbero invece disertare gli stadi e non comprare più i gadget, così o le squadre falliscono o finisce la violenza. Perché le stesse squadre devono mettere ordine in casa. Allora, se voi continuate a supportare le squadre di calcio e andare negli stadi, voi stessi supportate la violenza e la tollerate. Arrivederci.